azienda di cosmetici biologici realizzati in gran parte con materie prime che arrivano dalle coltivazioni marchigiane. Lo scambio con i clienti molto attenti è continuo e anche per le ricette delle preparazioni. Allora vediamo come realizzare a casa un burro per il corpo. Barbara Marini. Siamo tornati in laboratorio, ma questa preparazione potrete realizzarla anche a casa. Si tratta di un burro solido al cioccolato che a contatto con il corpo si scioglie, esatto. Quindi anche un'idea per San Valentino che non è lontano. Intrigante, esatto. E la preparazione è molto semplice perché è possibile farla con ingredienti che è facile reperire in molte erboristerie. Si tratta di cera d'api, e 30 grammi di cioccolato fondente e 60 grammi di cera d'api che vengono messi a sciogliere o a bagnomaria o semplicemente possono essere messi a sciogliere in una padella a fuoco lento, comunque magari stando attenti a non bruciare le cose. Possiamo direttamente accenderli e a questo viene aggiunto il burro di cacao. Aspettiamo un attimo che la cosa cominci a sciogliere. A questo andiamo ad aggiungere l'oliolito di calendula, che possiamo vedere anche qua, può essere preparato anche in casa facendo macerare dei fiori di calendula all'interno di olio, che può essere olio d'oliva oppure olio di girasole. A questo punto aggiungiamo anche dell'olio di carota, che serve per dare vitamina E, per inserire vitamina all'interno della ricetta. E possiamo anche spegnere a questo punto e aggiungiamo olio di mandorlo come ultima cosa. A questo punto non rimane altro che far raffreddare la ricetta per aggiungere come ultimo ingrediente un olio essenziale che serve per dare la profumazione e la piacevolezza appunto dell'utilizzo e poi versarlo negli stampi. Ecco il risultato della produzione che abbiamo appena fatto. Quanto è stato? Allora, è stato circa una mezz'oretta per far raffreddare proprio il minimo indispensabile. Sicuramente se si lasciasse più tempo ancora sarebbe ancora meglio, perché non succede niente se lo si lascia per più tempo. Ed ecco un burrino da massaggio. Ancora non è completamente solidificato, però poi vedete che al contatto con il calore del corpo, anche una volta che è solido, si può utilizzare. Un'ora di tempo al massimo ed ecco il risultato, un cuore di burro per coccolarsi.